Giovanni, siamo nel tuo regno all'interno dell'aeroporto, una zona in cui la tecnologia non è ancora arrivata, c'è la natura, però è più che sufficiente. Attività di dissuasione dai volatili con questa piccola squadra di rapaci. Ecco, abbiamo visto un'aquila reale, un falco pellegrino e poi qui c'è un gufo reale. Come funziona questa attività? Funziona, noi facciamo tantissima prevenzione, mandiamo gli animali in volo tenendo occupato il territorio, tutta l'area aeroportuale, siccome ci sono 4 milioni di metri quadrati di area verde, per tutta la fauna presente è come un'oasi e noi dobbiamo tenere la pista libera da tutto ciò che si muove o che vola. Ecco, per la sicurezza appunto per dei voli. Per la sicurezza dei voli, per il famoso bird strike, perché anche una rondine a 200 all'ora l'impatto è talmente enorme che provoca dei seri danni. Ecco, quindi questa attività, ci sono uccelli che volano a varie altezze con diverse caratteristiche per scacciare, diciamo, invasori non desiderati. Certo, in base a quello che c'è in pista viene utilizzato un animale diverso. Per esempio il gufo reale viene utilizzato se abbiamo problemi di volpi o di lepri. Invece l'aquila reale viene usata per i gabbiani reali o per roba di grossa taglia. Invece per le rondini, stornelli, usiamo i falchi pellegrini, usiamo le poiane, le possiamo far volare tutte insieme perché sono gregari e collaborano tutte insieme. Quindi qualsiasi cosa è posata sulla pista automaticamente scompare solo quando vedono già la mia macchina. Quindi diciamo che se i cittadini del territorio vedono volare un falco pellegrino o un'aquila reale, diciamo, sì, è perché fa parte della tua squadra. Sanno, fanno parte della mia squadra, siamo operativi in aeroporto, cerchiamo di fare in modo migliore il nostro lavoro.